Benvenuti, sono Ruth Militano, divulgatore agricolo dell'ARSAC dell'Ufficio Divulgazione di Palmi. In questo video continuerò a parlare del trattamento fitosanitario. Avevo suddiviso l'argomento in quattro parti. La prima, scelta del prodotto fitosanitario. La seconda, preparazione della soluzione. La terza riguarda l'esecuzione del trattamento. Ed infine la conclusione del trattamento. In questo video parlerò dell'esecuzione del trattamento. Durante questa fase si può solamente effettuare il trattamento. È quindi assolutamente vietato fumarsi una sigaretta o mangiare o bere o utilizzare il cellulare. Tutto questo proprio per salvaguardare la salute dell'operatore. In caso di giornata ventosa, il trattamento viene rinviato. Se dovesse alzarsi un po' di vento, bisogna mettersi comunque sopravvento, in modo tale da non essere investiti dalla nube di sostanza trattante. Non si effettua il trattamento in presenza di pioggia, che dilaverebbe tutto e annullerebbe il trattamento, né nelle ore più calde della giornata. Questo sia per non affaticare eccessivamente l'operatore ed esporlo a contaminazione, perché traspirando si aprono di più i pori della pelle, favorendo la penetrazione del prodotto, ed anche per evitare problemi di fitotossicità. Infatti, la velocità di evaporazione dell'acqua della soluzione trattante è superiore a quella di assorbimento della pianta, con conseguente concentrazione del prodotto nelle varie parti della pianta e possibilità di ustioni della stessa. Non si effettuano trattamenti durante la fioritura, sia perché il fiore è molto delicato, ma anche per salvaguardare gli insetti impollinatori. Qualora si dovesse trattare un arboreto in presenza di infestanti in fiore, queste devono essere prima sfalciate, in modo tale che non vi siano insetti pronubi. I trattamenti non possono essere effettuati nelle cosiddette aree di rispetto. Prima fra tutte il punto di prelievo d'acqua per consumo umano, come pozzi o sorgenti. La distanza minima da rispettare è di 200 metri, quindi nel raggio di 200 metri da questi punti è vietato fare trattamenti. La distanza minima da mantenere rispetto agli altri corpi idrici, come fiumi, canali, laghi, è riportato in etichetta e quindi si osserverà quanto indicato lì. Riguardo invece le abitazioni, le strade o altre colture confinanti, la legge non prevede una distanza definita, ma lascia all'operatore, che è responsabile del trattamento e degli eventuali danni causati, la decisione di adottare la giusta distanza in modo tale da non contaminare questi luoghi. Durante il trattamento bisognerà tener conto dell'effetto deriva, cioè del fatto che parte della soluzione si diffonderà in giro. Ciò dipende dal mezzo irrorante utilizzato, dalla dimensione delle goccioline, dalla presenza di spostamenti d'aria. Si calcolerà almeno un 5-10 metri, ma che possono essere anche molto di più. La deriva può comportare alcuni problemi, quali per esempio la fitotossicità, in quanto parte del prodotto può finire su piante non idonee. Oppure può indurre un ritardo nella raccolta, o si possono avere problemi di residui di sostanze tossiche superiori ai limiti di legge. Un accorgimento che è utile adottare quando si arriva a trattare in prossimità dei bordi confinanti con colture destinate a consumo umano o animale, come per esempio le foraggere, è effettuare il trattamento verso l'interno, cioè con le spalle rivolte alla coltura, diciamo così, da proteggere. Alla prossima!